Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo una raccolta di saggi, per la precisione 18 saggi, di Franco Cardini, dal titolo Iter peregrinatio passagium, ripensare la crociata, a cura di Christian Grasso, Giuseppe Licato, Antonio Musarre e Luigi Russo. E noi abbiamo il grande piacere di avere con noi a parlarcene Antonio Musarra, al quale do per primo la parola, e poi a seguire Giuseppe Ligato. Quindi Antonio, a te la parola. Un piacere essere qui e presentare agli amici che ci stanno ascoltando questo volume che, come si è detto, contiene ben 18 saggi redatti da Franco Cardini negli ultimi 20 anni, curato da quattro amici, colleghi studiosi del professore Christian Grasso, Giuseppe Ligato, Luigi Russo, oltre al sottoscritto, che in certo qual modo ne hanno seguito le orme. Una testimonianza d'impegno da parte di Cardini nei confronti di un tema che egli ha trattato a lungo e soprattutto ha trattato sin dai suoi primi studi giovanili, una testimonianza d'impegno da parte nostra nel volerne in certo qual modo proseguire il magistero. Per presentare il quale io passo immediatamente la parola a Giuseppe Ligato, che come Cardini possiamo a tutti gli effetti considerare uno dei decani della crociatistica in Italia. Prego, Giuseppe. Grazie, ringrazio per il gentile invito e vabbè, questo complimento esagerato nei miei riguardi. Comunque mi gratifica sia il complimento sia ancora di più la sua provenienza. E, bene, chiunque si occupi di storia delle crociate in Italia ha molti debiti nei riguardi di Franco Cardini. E lui ha sostanzialmente rifondato, e non solo in Italia, lo studio delle crociate e in generale del rapporto fra l'Occidente medievale e l'Oriente, sotto tantissimi aspetti, la letteratura, la storia, ma anche, poniamo, gli scambi culturali, insomma, siamo ben oltre la semplice storia militare. Quando io cominciai i miei studi in questo ambito, alcuni decenni fa, sentivo ancora dire che la storia delle crociate era un argomento, come dire, sul quale si era detto tutto. Non era così, non è così, e Franco Cardini ha il merito di averlo dimostrato e per il bene suo e di tutti, con grande soddisfazione generale, continua a dimostrarlo. Questi saggi sono molto vari. Certamente sono saggi dotati di solidissima base scientifica, perché Cardini è un eccellente divulgatore, ma non esiste la divulgazione se non c'è una filologia, uno studio critico maturo, intenso, profondo dell'argomento. E qui Franco Cardini ha realizzato il compromesso ideale al quale tutti dovremmo tendere, ossia presentare in maniera piana argomenti difficili, che a volte sono veramente complessi, perché il metodo di Franco Cardini non è stato quello di avere rifatto, di avere riscritto l'ennesima storia delle crociate. Non che questo sia inutile, intendiamoci, però lui, più che il problema generale, ha preferito esaminare singoli aspetti. C'è l'imbarazzo della scelta fra questi studi. A me sono piaciuti per vari motivi, beh, sono piaciuti tutti, ma alcuni mi hanno impressionato per la profondità dell'erudizione, anche se il tono, ripeto, anche se è un tono certamente togato, ma togato in senso positivo, nel senso che si intuisce subito la profondità della ricerca. E ecco, credo che sia una lezione per tutti meditare su ciò che Franco Cardini riesce a scoprire anche nell'ambito di argomenti, come dire, non vorrei dire, come dire periferici, ma argomenti che ci permettono di vedere lo spirito di crociata, perché diciamoci le cose come stanno. L'Europa si è formata anche, non direi soprattutto, ma anche con i fatti militari. E la crociata che Cardini ci avvertì molti anni fa,
di ricordare ma senza celebrarla. Attenzione, perché Cardini non è uno di quelli che dicono sì, le crociate andrebbero rifatte. Qui ci sono dei fanatici, degli ottusi, ma Cardini è assolutamente sull'altro fronte a combattere con noi. Per esempio, l'idea di crociata anche in pieno Rinascimento, papi del 400 che promuovono la crociata perché la Terra Santa non solo è in mano a coloro ai quali non la si voleva lasciare allora, perché oggi sia chiaro che la Chiesa le crociate non le vuole fare più, ma lui vuole far vedere che attraverso l'organizzazione di una crociata la Chiesa continua a mandare il suo messaggio principale, che è quello di voler essere la guida del mondo cristiano anche quando ormai l'epoca, poniamo i secoli centrali del Medioevo, in cui la Chiesa si poteva proporre come guida del mondo cristiano, questa epoca era ormai tramontata. Ecco, la crociata si prestava ancora nei progetti della Chiesa rinascimentale a essere indicato come un obiettivo, una causa comune della cristianità. Ecco, questo è il mio parere di massima. Adesso cederei la parola a chi è più preparato di me, cioè il collega Musarra. Grazie. Ma giusto per aggiungere una riflessione su quello che hai detto, pochi giorni fa sul manifesto è uscito un appello, una lettera, non so se ne avete sentito parlare, ma immagino di sì, per una riscrittura dei manuali scolastici che vada a eliminare, per così dire, pedagogicamente, la quantità di bellicismo insito nella storia europea, ovvero che vada invece di parlare di guerre, crociate e quant'altro a esaminare altri aspetti. Ora, posto che parlare di guerre non significa non tenere conto di altri aspetti, posto che l'operazione è un'operazione prettamente, a proposta, quantomeno una proposta prettamente ideologica, e quasi totalitaria nel tentativo di voler riscrivere la storia e di presentare una narrazione pilotata degli eventi, posso dire che quanto Giuseppe ha appena detto corrisponde effettivamente al vero. Cardini ci dice in questo libro, e non solo in questo libro, che la crociata è stata soprattutto un'idea forza a cui la cristianità europea, nel suo farsi, nel corso dei secoli, non solamente limitatamente al Medioevo, ma questo è ben evidente in questo volume, sino quasi alle soglie della contemporaneità, qui la cristianità europea si è continuamente rifatta. Questo vuol dire che la crociata va declinata al plurale, vuol dire che esiste una crociata che nasce nell'undicesimo secolo e che si modifica, conosce delle metamorfosi nel corso del tempo. E questo spiega l'ampiezza dei saggi cardiniani che partono, è vero, dall'undicesimo, partono da Urbano II, ma che arrivano fino a Gabriele D'Annunzio. Ecco, in questi 18 saggi noi troviamo un'estensione enorme e un'estensione dello stesso concetto di crociata opportunamente spiegato di periodo in periodo. Chiaramente la crociata nel 400 è qualcosa ormai di diverso rispetto all'azione proclamata da Urbano II, sulla quale peraltro ci sarebbe ancora da discutere, azione bellica, pellegrinaggio armato, tentativo di recuperare, questa è la mia proposta, gli antichi episcopati nell'ambito di quella riforma, anch'essa da declinare al plurale, di quella lotta per le investiture all'interno della quale l'idea di crociata nasce. Insomma, ci sono aspetti diversi. Cardini li mostra di secolo in secolo in una serie di figure chiave che sono analizzate in particolar modo nella seconda parte del volume e in una serie di riflessioni sull'idea in sé. E da qui nasce questa
bipartizione. I primi 9 saggi riguardano prevalentemente l'idea, riguardano il rapporto tra guerra e crociata e dunque l'inquadramento teologico, l'inquadramento giuridico della crociata in sé, il rapporto tra crociata e santità, estremamente peculiare, non è cosa banale osservare che non siano poi così tanti i santi crociati. C'è una riflessione da fare sull'argomento. E il tema dell'indulgenza, che si va legando strettamente al tema, come sappiamo, della crociata, che sfocia in 2 saggi, l'indulgenza e le crociate, il giubileo e la crociata, che in certo qual modo, a partire dal 1300, diventa qualcosa di sostitutivo, ma non per molto, perché la crociata riprenderà poi nel corso del XIV secolo con una serie di episodi eclatanti. E poi il rapporto tra il papato e la crociata, il papato nella figura dei singoli papi, ma anche nella figura del concilio, e quindi il 400, il conciliarismo e una crociata che si è fatta ormai da qualche tempo, ma che continua a farsi, a trasformarsi in guerra antiturca. Ed è così che si arriva dunque a questa riflessione sull'età di Pio II, cui nuovamente sono dedicati 2 saggi, uno sul cancelliere della Repubblica Fiorentina, Benedetto Accolto, e l'altro appunto sul Pio II in sé, e una coda di questa prima parte che va ad affrontare un tema, a mio avviso, estremamente importante e interessante, ma su cui c'è ancora molto poco. Io personalmente ho dato qualche tesi di laurea su questo argomento, che è quello tra crociata ed esplorazione geografica. Cardini si concentra sul cosiddetto prete Gianni d'Africa, molto altro c'è ancora da dire su questo specifico argomento. La seconda parte presenta una carrellata di figure che hanno una caratteristica in comune su cui io poi vorrei di nuovo interrogare Giuseppe: l'italianità, ecco, il rapporto tra gli italiani e la crociata. Queste figure sono caratteristiche, paradigmatiche del periodo che Cardini va ad analizzare, a partire da San Bonfiglio nel primo saggio della seconda parte, vescovo che partecipa alla crociata, benché, lettore se lo scoprirà da sé, la maggior parte del saggio sarà dedicata invece a un altro vescovo, vescovo di Roma, Papa Urbano II, ma certo Bonfiglio non è l'unico vescovo riformatore, vescovo di Foligno, riformatore, che vi partecipa. Pensiamo a un Diberto da Pisa, ed ecco i pisani alla crociata nel secondo saggio, pensiamo a un Anselmo IV da Bovisio, milanese, pensiamo ai genovesi spinti alla crociata dal vescovo riformatore Airaldo, proveniente dalla canonica di Mortara, e vi dicendo. Ecco, questo filo dell'italianità prosegue poi con l'analisi di altre figure, gli italiani e Federico I, un personaggio come Ramon Llull, che voi direte ma è catalano, anzi è magliorchino, cosa c'entra con l'Italia? E in realtà no, lui a partire dal 1291 probabilmente sta in Italia per ben 15 anni, con base a Genova, perché ha l'obiettivo di raggiungere il Papa e proporre i propri progetti di crociata. E poi la storia di un brindisino come Roger de Flor, Ruggero da Fiore, ex templare, una figura veramente straordinaria, passando poi per Dante, Dante e la crociata tradita, Alessandro VI, Torquato Tasso, e concludere poi con Gabriele D'Annunzio. Ecco, questa fila, questa linea rossa, la linea rossa dell'italianità, attraversa effettivamente l'opera di Franco Cardini, e io su questo lascio la parola nuovamente a Giuseppe. Grazie. Beh, il concetto di italianità della crociata è relativo, perché voi sapete almeno quanto me che per esempio per i francesi la crociata è soprattutto opera loro, e c'è una delle continuazioni del cronista Guglielmo di Tiro nella quale gli italiani sono tutti messi nello stesso pentolone, cioè pirati, usurai, marinai, mercanti, fra i quali gli orgogliosi cavalieri francesi non facevano molte differenze, quindi
C'è un'italianità, ma anche una componente francese che già allora veniva considerata prioritaria, almeno dai diretti interessati. Quindi è un concetto un po', come dire, scivoloso. Però è proprio vero quello che dice Antonio. In effetti Cardini coglie una italianità, ma sappiamo tutti che non lo fa con spirito nazionalistico, cioè Cardini prende serenamente atto che l'italianità, una forte italianità della crociata, non facciamo adesso delle rivalità con gli amici francesi, una forte, evidente italianità della crociata è già nei fatti, per posizione geografica, per il ruolo della Chiesa, per l'importanza delle città italiane anche come retrovia della crociata e non soltanto le città di mare e non soltanto le repubbliche marinare. Ovviamente Antonio, specialista mondiale del carattere genovese della crociata, dirà con argomenti più forti dei miei che è grazie alla crociata che Genova è diventata veramente la Genova, potenza mediterranea. E siamo sempre al punto al quale così, mi piace tornare, cioè la guerra, e poi vorrei dire due parole sulla posizione del manifesto, la guerra per secoli ha prodotto, che piaccia o no, cultura. Cioè noi nella crociata cosa troviamo? Le tecniche di navigazione e non soltanto quelle militari. Troviamo la medicina, troviamo l'alimentazione, le esplorazioni che prima tu Antonio hai ricordato giustamente. Cioè, la guerra ha prodotto lo sviluppo umano. I computer che stiamo usando in questo momento nacquero decenni fa dai primi studi di informatica collegati allo sfruttamento di quello che oggi chiamiamo mondo digitale a fini militari. I primi computer furono sviluppati per studiare le traiettorie dei proiettili d'artiglieria, cioè la guerra ha prodotto il sapere. Può anche non essere piacevole ricordarlo, ma è una cosa che si dimostra da sola. La guerra ha prodotto, ha imposto all'essere umano di svilupparsi. Pensiamo anche alla medicina, alle cure, agli scambi di conoscenze. Vorrei chiedere all'amico Maurizio se ha un minuto per dire due parole su quell'osservazione relativa al manifesto. Posso, perché il punto è estremamente stimolante. Io spero che questa sia soltanto una proposta e non una proposta di imposizione. Perché mi viene in mente quello che fece il fascismo, il quale si era messo in testa, missione impossibile, è il caso di dirlo, di cancellare l'intera civiltà medievale. Ovviamente nemmeno il fascismo poteva arrivare a tanto, però sappiamo tutti che sotto il fascismo si volle proprio ridimensionare il Medioevo, che ha avuto, cioè nel Medioevo era nata l'Europa, cioè è un'età che anche i suoi detrattori più scatenati devono riconoscere ha avuto una sua importanza e una sua grandezza. Io spero che il manifesto, che non è affatto un brutto giornale, è un giornale, io apprezzo molto i titoli del manifesto perché sono molto arguti, ma poi come capacità analitiche sul manifesto hanno scritto grandi firme. Ma ancora Ecco, oggi, nel senso, sono sì, ecco. ospita posizioni diverse, questo Certo, bisogna certo. dargliene atto, certo. Ecco, io spero che al manifesto riflettano su questo. Voglio dire, se noi cominciamo a... Cosa ci insegna Benedetto Croce in fondo? Che se io voglio realizzare un'opinione o fare una legge, devo anche immaginare che questa legge può creare un clima, può creare un precedente. Dove arriveremo se vorremmo riscrivere la storia? Abbiamo paura della storia solo perché ci dice cose che ci costringono a riflettere. La storia serve a questo. Non vorrei che un giorno qualcuno proponesse di, poniamo, ridimensionare la storia romana dal momento che Roma portò la sua altissima civiltà sulle spalle dei legionari. La grandissima civiltà romana, sappiamo benissimo dalle elementari in quale modo è stata esportata con la guerra. Che facciamo? Ridimensioniamo anche questo? Ecco, quindi il principio secondo cui un argomento che non ci piace debba essere, come dire,
devitalizzato, debba essere ridotto, se non tolto dai libri di storia, quantomeno ridimensionato, è antistorico. Oppure magari, già che ci siamo, visto che alcuni vogliono abbattere i monumenti, allora la storia non è buona o cattiva, mettete una crocetta sul quadratino che interessa. La storia va studiata e se io mi trovo davanti, facciamo un esempio, non una chiesa medievale, ma il Colosseo, non mi viene mica in mente di abbatterlo solo perché nel Colosseo si tenevano spettacoli che sono contrari alla nostra morale, magari costruito anche dal lavoro coatto di migliaia di schiavi, e anche questo non è molto edificante. Queste cose vanno affrontate, vanno spiegate, vanno contestualizzate. Se no, cancelliamo un libro, riscriviamo la storia. Ecco, questa è già la fine della nostra civiltà liberale, anzi della civiltà europea. Ecco, mi sono un po' dilungato su questo, ma il punto riguardo ad Antonio è talmente stimolante che non potevo non infliggervi il mio parere su questo. Eh beh, d'altronde, trattando di crociata, vige sempre un vecchio pregiudizio, quello di fondamentalmente essere dei militaristi, no? Ma non è affatto così. Questa è un po' la matrice, diciamo, delle molte critiche, anche forse della chiusura di parte dell'Accademia italiana nel corso del secolo scorso, possiamo dire ormai del secolo scorso, nei confronti di questa materia, di questo argomento, che invece, come dimostra questo libro, ma come sappiamo bene, è un argomento estremamente importante per penetrare la mentalità che vigeva all'epoca, la mentalità che a lungo è convissuta nel contesto europeo, diciamo nel contesto euromediterraneo. Ecco. Per cui sono assolutamente d'accordo con quello che dicevi, così come faccio notare come la cancel culture sia un po' il male dei nostri tempi. Mi sono occupato a lungo di Colombo e anche su questo ci sarebbe insomma molto da dire. Tornando però al libro, ormai dobbiamo concludere, io direi che invece il libro di Cardini è effettivamente una testimonianza di come si possa serenamente trattare di questi argomenti, guardando al passato, cercando di cogliere con una analisi molto ferrea dal punto di vista filologico, elementi che hanno fatto parte e fanno ancora parte della nostra cultura generale, ma in maniera del tutto appunto serena. E questo libro soprattutto è un serbatoio, questo vorrei dire, è un serbatoio di idee, è un serbatoio di stimoli, così come era stato l'altro che tutti ricordiamo, gli studi sull'idea di crociata, pubblicato in due edizioni da Juvance negli anni 90, che ha dato avvio sui singoli argomenti trattati da Cardini a molteplici ricerche, a numerosi studi, a tesi di laurea, a filoni ulteriori. Ecco, questo libro in un certo qual modo ha la medesima funzione. A mio avviso apre un ventaglio di problemi, ventaglio di panoramiche, anche nelle singole espressioni, nelle singole frasi, da poter permettere in futuro a questa disciplina, la crociatistica, come siamo abituati a definirla, di progredire e di ampliarsi ulteriormente. Bene, io direi che allora è importante ricordare ancora una volta il titolo, che è Iter Peregrinatio Passagium, Ripensare la Crociata, pubblicato dal Centro Italiano di Studi Altomedievali, CISAM, ed è un volume che è curato da Cristian Grasso, Luigi Russo, Giuseppe Ligato e Antonio Musarra, che abbiamo avuto il piacere di ascoltare in questa sintesi che abbiamo tentato di fare su un argomento che richiederebbe una vita intera e forse non basta, no? Quindi io vi ringrazio davvero tanto di aver accolto il nostro invito. Ringrazio tutti i nostri vivi ascoltatori, vi ricordo di seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org e arrivederci alla prossima video presentazione. Grazie. Bene, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Salve.